l'ospedale di Bosco Trecase, per quanto riguarda per esempio la viabilità, noi sappiamo che uno dei presupposti affinché tutti i reparti che stanno qua venissero spostati là e diventassero attivi in quell'ospedale, uno dei presupposti era proprio che la viabilità fosse stata controllata, messa a posto e gestita dai comuni locali. Quando questa cosa non è avvenuta e quindi quando le strade che sono quelle che sono, fatiscenti, bloccate dagli allagamenti, cioè l'ASL, quando noi gli rinfacciamo il fatto che non è raggiungibile, scaricano il barile sull'amministrazione comunale, dicono ma i comuni dissero che 10 anni fa queste strade le stavano facendo, mo che non sono ancora pronte, non è un problema nostro. La stessa cosa la possiamo dire dell'ospedale in sé, cioè loro hanno parlato di un ospedale che aveva un tot di posti letto. Oggi l'ospedale, per i soliti problemi che ci sono quando si fanno in un determinato modo le gare di appalto, in un determinato modo le costruzioni, si spende in un determinato modo il denaro pubblico, per tutta una serie di problemi l'ospedale non è finito. Noi andiamo a dire, voi ci state mandando da un ospedale costruito per intero e che state tra l'altro ristrutturando, ed un ospedale non finito, loro ci rispondono sì, ma da gara d'appalto quell'ospedale doveva essere finito 2 anni fa, quindi per noi è come se fosse finito, ma questo vuol dire non avere un contatto reale con le persone. Cioè, se in questo periodo abbiamo un po' considerato tutte le varianti negative di quello che poteva essere l'ospedale da quella parte, per esempio abbiamo notizie sul fatto che l'acqua potabile non è accessibile a tutti i reparti, è notizia di pochi giorni che proprio per via della discarica di Terzigno, a parte vabbè, il cattivo odore che arriva, quindi tutti i pazienti sono costretti a stare con le finestre chiuse, non hanno possibilità di stare comunque come in questa situazione qui dove abbiamo una struttura che è ancora fortunatamente in uno dei pochi posti che vive di aria pulita, dove c'è un ricambio ossigenale, perché siamo in piena pineta vesuviana. In quella zona invece l'aria è completamente inquinata dagli odori della discarica. Tra l'altro anche le falde acquifere di Bosco Trecase sono state proprio da poco esaminate e si è confermato che ci sono dei liquami riversati all'interno per via dello sversatoio della discarica di Terzigno e che quindi automaticamente l'acqua non solo non è potabile, ma addirittura si parla di una città che non ha possibilità di bere l'acqua dal rubinetto. Quindi noi ci siamo resi conto un po' alla volta che la decisione di spostare questo ospedale lì non è stata tanto una decisione, diciamo, come loro ci vogliono far credere, razionale, è stata piuttosto una scelta politica che noi a questo punto dobbiamo ritenere criminale, perché onestamente chiudere un ospedale che lavora tutto sommato con tantissimi pazienti, che ha un pronto soccorso attivo 24 ore su 24, che ha un'urologia tra le prime in Italia, se non in Europa, che ha una cardiologia che funziona benissimo e che è considerata in tutta la Campania, cioè chiuderci tutti questi reparti solo perché tu, in base ad una legge di anni fa, che è la legge 16, mi chiudi pediatria e la maternità, il punto nascite, e poi a cascata tutti gli altri reparti, significa che non hai una reale conoscenza di quella che è la situazione locale, oppure che fai finta di non vederla, perché spostare le nascite là all'inizio a noi era sembrato un errore madornale, cioè voler fare in modo che i 500 parti che prevede la legge 16 per far rimanere aperto un punto nascite stessero lì invece che qui, noi all'inizio l'avevamo considerato solo un errore, ma andando a capire sempre di più com'è sottile il piano che sta avvenendo, che si sta mettendo in atto, abbiamo capito che probabilmente spostare maternità è stato proprio l'inizio della chiusura dell'ospedale volontario. Cioè non è stato il fatto che questo ospedale non era in grado di produrre 500 parti a farlo chiudere, ma il fatto che se non si chiudeva il punto nascite, a cascata poi doveva crollare tutto l'ospedale. Perché noi ricordiamo appunto che quello che viene considerato il punto nascita è appunto è la cosa su cui, parole povere, si guadagna di più all'interno di una struttura ospedaliera. È la cosa che rende più Poche virtuoso spese l'ospedale. sanitarie e molti guadagni. Hai poca spesa per far nascere un bambino e guadagni parecchio sui soldi che poi vengono riversati alla struttura dall'ASL e quindi da tutta la sanità, diciamo, economica regionale. Quindi di conseguenza, quando noi abbiamo capito che il piano era di aprire Bosco Trecase a prescindere dall'utilità, poi siamo andati in allarme, perché onestamente se il piano fosse stato razionale, come loro ci dicevano, per quanto una persona può peccare di campanilismo e può dire no, io sono di Torre, voglio l'ospedale a Torre, però a un certo punto ci saremmo fermati, ma noi abbiamo capito che dietro queste decisioni ci sono delle volontà che vengono prima e sulle quali poi si sono fatte delle scelte sempre più scellerate. Anche il direttore sanitario di questo ospedale continuamente ha criticato questa struttura e ha fatto in modo di metterla in cattiva luce rispetto all'altra, anche usando dei presupposti che secondo noi non reggono. Perché se per esempio io personalmente ho letto delle carte in cui la giustificazione della chiusura del reparto era la mancanza per esempio di un sistema antincendio adeguato, ma un direttore sanitario si deve preoccupare di questo, si deve preoccupare proprio negli anni di fare in modo che la struttura diventi virtuosa. Se tu la struttura la
lasci C'è stata una decadere. volontà, Va da deve sé che dopo un po' di anni che tu la struttura non la segui, non la rendi virtuosa e la fai arrivare allo stato in cui arriva, c'è un essere. abbandono anche da parte dell'utenza. Ma mi sembra normale. Beh, La stessa Zuccatelli dovrebbe venire a conoscenza del fatto che se economicamente è stato fatto questo piano, noi possiamo dimostrargli che di risparmio non ce n'è in questo suo piano, cioè chiudendo il Maresca e lasciando aperto l'ospedale di Sant'Anna, per il semplice motivo che ad esempio noi qui abbiamo un pronto soccorso attivo 24 ore su 24 con una TAC, dove vengono da Bosco Trecase, perché lì non hanno la TAC, quindi una persona che va lì a Bosco Trecase, poi deve essere trasferita qui, quindi un'ambulanza privata, altre spese, con medici, infermieri che devono accompagnare il paziente. Vengono qui da noi a farsi la TAC, poi automaticamente ritornano a Bosco Trecase, quindi questo di economico non ce n'è, cioè non vedo nessun risparmio in questo, anche E questa è la con. cosa gravissima che sta succedendo, che loro si sono appoggiati sull'utenza delle cliniche private, che era alta, per decidere di chiudere, di impoverire, di restringere le cliniche pubbliche. E questo non si può fare, tu non puoi fare i conti su un privato, perché se il privato domani chiude e decide che la clinica privata sua diventa un McDonald's, tu non gli puoi dire alla gente che andate a mangiare il panino se tenete un infarto. Cioè questa è la cosa gravissima che sta succedendo. Però il discorso, un po' il modello all'americano, di riunire in un unico centro, magari più abitato, una grande struttura che è in grado di servire su tutto le persone, può funzionare in America perché c'hanno le autostrade a sei corsie, non può funzionare nella provincia di Napoli sud, cioè non potrà mai funzionare nella provincia sud di Napoli, dove per avere la terza corsia dell'autostrada paghiamo 1,60 euro per fare un casello e stiamo aspettando da 20 anni, cioè qua non può funzionare questa struttura. Se tu mi metti un grande centro che è in grado di accettare tutto il bacino di utenza di Napoli e provincia, che sono 4 milioni di persone, ok? E poi non mi dai la possibilità di arrivarci, come me lo giustifichi? Come ha fatto Zuccatelli? Ha parlato di elicortifici, ha parlato di strutture, di elicotteri che venivano a prendere le persone e le portavano, ma noi siamo una sanità in grado di sostenere i costi di un elicottero attrezzato col carburante che serve per andare a pigliare un malato da Torre Centro e portarlo a Bosco Trecase? Perché io il giorno che vedrò l'elicottero atterrare sull'elicortificio che abbiamo qua sopra, io faccio un passo indietro, dico ok, qualcosa sta cambiando, ma io in elicottero non l'ho mai visto. Cioè io vedo solo gli elicotteri della polizia quando facciamo le manifestazioni. Poi elicotteri della sanità, elicotteri attrezzati, ambulanze con tutto quello che serve affinché possano prendere e posare i malati, non ne ho viste. Ne ho viste solo di private che servono le strutture e che costano tantissimi soldi alla sanità. Quindi cade proprio il discorso di razionalità, non soltanto economica, proprio generica di come si gestisce la sanità. Giusto, non ci saranno più nascite a Torre del Greco e quindi zero nascite, conteremo solo i morti, quelli che verranno seppelliti e fra poco forse la nostra città, che era la quarta città della Campania, rimarrà l'ultima città della Campania. Dopo le faremo vedere la nostra pediatria, come è situata. Noi che solo a Torre del Greco contiamo 9 circoli didattici di bambini di scuola materna ed elementare, mentre Bosco Trecase ne conta solo uno, quindi la quantità di bambini, la necessità di assistenza per i bambini è maggiore a Torre del Greco, questo non si è tenuto conto. Ci chiudono una pediatria e la aprono a Bosco Trecase dove mettono a disposizione solo 2 stanze con 2 lettini, quindi hanno solo 4 posti letto per la pediatria, nello stesso corridoio dove c'è la ginecologia. Quindi che cosa succede? Un bambino che è portatore di varicella, di qualche malattia, passando attraverso le stanze, il corridoio dove ci sono le stanze delle persone che sono incinte, automaticamente possono provocare dei danni al feto. Perché ci avete portato nel reparto pediatria? Questo è il reparto di pediatria. La cosa soprattutto che ci preme è far capire che questo è un reparto che è attrezzato, funziona, è in grado di sostenere quelli che sono, diciamo, i problemi che un reparto di pediatria deve sostenere. Tra l'altro, forse dall'altra parte è più bello da vedere, nel senso che possiamo renderci conto del modo in cui stavano i bambini. Cioè il modo questa qualche stanza è chiusa, ma dobbiamo capire quali sono aperte. Il modo di gestire proprio l'ospedale negli anni ha fatto capire a chi ci lavorava che era importante, per esempio, avere una separazione delle stanze. Questa è una stanza di ricovero pediatrico, dove noi possiamo vedere che il letto è uno,
il bambino che viene all'interno ha possibilità di stare separato dagli altri, il tipo di patologia che il bambino ricopre non diventa un problema, proprio perché non è modo di mescolare. A parte, vabbè, sono stati fatti anche degli affreschi, delle cose, perché questo soprattutto grazie ai dottori che lavoravano qui è stato fatto, che di propria iniziativa hanno contribuito affinché venissero aggiustati un po' i reparti, venissero messi a posto. E a differenza di Bosco Trecase, dove invece la stanza è unica, ci sono quattro posti letto per i ricoveri e tutto quanto viene unito a quello là che è ginecologia. Quindi il discorso che si faceva prima di avere appunto uno stretto contatto tra le virulenze pediatriche, che sono quelle che girano anche nelle scuole, per esempio, e che quindi sono molto pericolose per dei bambini appena nati, qui non esiste il contatto, qui siamo completamente isolati dalle altre stanze. Non solo i bambini sono isolati tra di loro, ma lo stesso reparto è completamente isolato dal reparto di prima infanzia. Mentre invece là c'è un unico corridoio come questo, dove praticamente una porta uguale a questa qui divide il reparto di prima infanzia con il reparto di pediatria. Ovviamente andare a fare un sopralluogo là può far rendere meglio conto alle persone, però a onor del vero è così. Cioè, dopo che noi per un po' di tempo abbiamo fatto di quest'arma, diciamo, la nostra prima lancia, quando dicevamo che appunto i due reparti non erano separati, è stata costruita una porta di ferro per dividerli. Però onestamente non ci basta, perché sta porta di ferro lo sappiamo tutti, non siamo del Medioevo, i batteri passano anche nella porta di ferro, cioè non è quello il problema. Qua si tratta proprio di creare dei compartimenti stagni, altrimenti è tutto inutile. Questo è, diciamo, il reparto che più o meno prima funzionava e lavorava anche abbastanza bene, adesso andiamo tutti a Bosco. Dice dovete morire piano piano tutto qua, non se ne può più, guarda. Noi facevamo, erano quattro persone, due interniste e due cose, due chirurghi facevano un pronto soccorso, che ci sta adesso, due di noi che veniamo dal 118 e siamo accettisti e facciamo l'ortopedico, gli incidenti, quello che renale, tutto, di più.